la 312B fa parte della mia vita, perché è stata una delle prime suggestioni che ho avuto da bambino quando sono stato affascinato dal mondo delle corse. Questo oggetto era un oggetto irraggiungibile, perché la guidavano dei piloti, per cui il pilota era già una figura per me mitica, e sei bambino e tu dici è impossibile, sogno di farlo, ma è un sogno. Poi, avendo incontrato Mauro Forghieri, l'uomo che aveva creato la macchina, l'emozione è diventata un qualcos'altro, e ho detto: Mauro, se tu ci stai, la macchina la prendiamo perché va sistemata. È stata una cosa che mi ha sorpreso, perché io ho detto: ma io sono ben felice. In quel momento lì ho visto una possibilità che il sogno si trasformasse in qualcos'altro, in un progetto. Quello che mi aveva offerto Paolo era un po' un rinascere. Rientravo nel mondo della Formula 1 da una porta secondaria, però era un rigettarsi nella tensione. Thank you.